Alla vigilia dell'ultimo incontro casalingo dell'anno solare, che coincide anche col giro di boa del campionato, il Casal Bordino è reduce da un altro sconvolgimento tellurico per dare una scossa, si spera determinante, per invertire il trend assolutamente negativo che ha contraddistinto il cammino della truppa giallorossa in questo primo scorcio stagionale in eccellenza. Dopo la sconfitta nel derby zonale con la Virtus Cupello, il DS Travalini ha rassegnato le dimissioni e quasi in contemporanea il sodalizio del patron Santoro ha ufficializzato la consegna del timone a Marco Appignani, tecnico già conosciuto da queste parti e che va a prendere il posto del traghettatore Nicola Benedetti. I casalesi giocano ancora tra le mura amiche e ospitano la Torrese, anch'essa reduce da una sconfitta nell'altra sfida in giallorosso col Giulianova, ma con una situazione di classifica largamente migliore, avendo la griglia playoff come obiettivo ampiamente alla portata. La prima parte della contesa sarà abbastanza vara di grosse emozioni e il pubblico, che si consola parzialmente con il pomeriggio di sole, può avere qualche sussulto in un paio di frangenti. Al 15° registriamo le tiepide proteste torresi per un presunto intervento irregolare di Sec su Di Federico, ma il signor Marchetti non è dello stesso avviso. Gli ospiti si fanno vivi in avanti anche al 21°, ma la provvidenziale uscita dai pali del rientrante Tano argina l'insidiosa irruzione di Santi Rocco e prima del rientro negli spogliatoi la frazione vive il suo acuto più fragoroso, che coincide con il vantaggio ospite che spezza gli equilibri della contesa ed è firmato da Di Federico, abile a scattare sulla verticalizzazione di Mosca e a infilare l'estremo di casa con un diagonale che non lascia scampo. Alla riapertura dei giochi la truppa di mister Appignani prova a reagire, ma l'offensiva dalla distanza di Della Penna non crea particolari patemi al seminoperoso abate. Non c'è neanche il tempo di imbastire una nuova offensiva e Sec, non nuovo a questi episodi, commette un fallo in area ai danni di Restaneo e il fischietto aquilano non ha alcuna esitazione ad indicare il dischetto. Dagli 11 metri di Lallo firma il bis della truppa torrese, che scuote in qualche modo la squadra di casa, che prova quantomeno ad accennare una reazione più incisiva dalle parti di Abate, il quale si fa trovare pronto sul nuovo tentativo dalla distanza di Della Penna ed è protagonista del primo intervento significativo della sua personale domenica tra i pali, quando chiude i varchi e si oppone al diagonale ravvicinato del neo entrato Budano. E dopo aver sventato efficacemente il siluro dalla distanza del Maidomo Della Penna, i suoi compagni di squadra tornano ad affacciarsi dalle parti di Tano, impegnato a sua volta da un perfido piazzato dalla distanza da posizione periferica. Vatavo, all'esordio in casacca giallorossa al pari di Ciafardini, prova a dare una sua presenza significativa in mezzo al campo e si produce in due interessanti stoccate, la prima delle quali si spegne oltre l'incrocio dei pali più lontano e la successiva viene depotenziata dalla chiusura di Abate, che al 35° viene graziato da Budano, il cui tiro a rientrare manca il bersaglio grosso. E dopo l'ultimo infruttuoso tentativo di Vatavu, la Torrese colpisce in zona Cesarini con la stoccata di Mosca, che approfitta dell'ottimo suggerimento di Santi Rocco, messo a sua volta in azione dall'ennesima sbandata del pacchetto arretrato casalese. Padron Santoro, la società le prova davvero tutte, ma mischiando gli ingredienti il piatto alla fine rimane sempre un po' indigesto. Sì Antò, è ovvio che stiamo lavorando per costruire qualcosa che ci possa portare a giocarci la salvezza, non molleremo. Io da oggi annuncio il silenzio stampa da parte della società, parlerò soltanto io laddove lo riterrò opportuno, nulla contro i giornalisti, però è un momento in cui molto probabilmente dobbiamo raccogliere le energie, soprattutto mentali, e convogliarle positivamente verso le prossime sfide che saranno esiziali, anche perché oggi la Torrese era una partita sicuramente dove se avessimo fatto punti sarebbe stato grasso che colava, però non è una squadra di quelle alla nostra portata. Domenica prossima la Bagigalupo sarà una sfida di quelle, veramente uno spareggio. Noi dobbiamo prendere i punti negli scontri diretti, inutile che ci nascondiamo. Mister Cristofari, dopo la sconfitta nell'altro derby tutto giallorosso, oggi si vince a Casal Bordino, un terreno che vi porta bene perché qui avete vinto anche in Coppa. Sì, è stata una vittoria importante, una vittoria difficile, nonostante magari il risultato dica qualcosa di diverso. Sapevamo che affrontavamo una squadra che era completamente assetata di punti. Abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo dove abbiamo concesso praticamente niente, abbiamo avuto 3 o 4 situazioni per poter andare in vantaggio, l'abbiamo fatto a 2 minuti dalla fine.
poi il secondo tempo si è aperto subito con un calcio di rigore dove il 2-0, dopo ci siamo abbassati forse un pochettino troppo, però abbiamo concesso solo un paio di tiri dal limite, abbiamo avuto 3-4 ripartenze per poterla chiudere, l'abbiamo fatto secondo me con troppo ritardo, però insomma alla fine è un 3-0 che fa morale, che ci dà 3 punti importanti anche ai fini della classifica, quindi sono molto soddisfatto.